costretto non è soltanto i produttori e le cantine, ma anche tutta una serie di attori che a supporto di questa filiera possono portare un contributo di tipo orizzontale, trasversale. Noi come Parco Tecnologico Agroalimentare siamo stati un po' tra i fondatori, facilitatori, ecco, di questo distretto e ne facciamo ovviamente parte. Quello che mi preme sottolineare è che l'adesione al distretto del vino è particolarmente interessante e vantaggiosa per i piccoli, perché i piccoli da soli non possono permettersi, per un motivo oggettivo ovviamente, di investire in innovazione, in ricerca, internazionalizzazione, promozione, in quanto appunto con risorse limitate i grandi magari da soli alcuni possono farcela. Ecco, quindi il suggerimento e l'augurio è che anche ancor più cantine possono aderire a questo distretto, perché credo che facendo squadra si possono ottenere obiettivi comuni molto importanti. Sono 50 cantine, ma non solo, perché ne abbiamo altre 20 in enoteca, quindi arriviamo alla settantina di cantine, quindi il massimo storico che abbiamo mai avuto, quindi un bel segnale che si dà sia al nostro mondo del vino, sia internamente che esternamente. L'anno scorso è stato un Vinitaly di ripresa dopo il Covid, quest'anno è un anno di conferma e ce l'abbiamo. Abbiamo contattato sia Verona Fiere e altre organizzazioni per portare qui in Umbria numerosi buyer, vedremo alla fine quali saranno i risultati, però sono fiducioso. Quest'anno diciamo abbiamo diverse novità, iniziando dalla grafica e dai stand che sono stati ampliati, perché l'anno scorso erano molto più piccoli. Come Assogal, come presidente Assogal, abbiamo organizzato diverse iniziative. Le più particolari sono un doppio incontro con Osvaldo Bevilacqua, che farà una narrazione, un talk show all'interno della fiera, dove farà un contatto diretto con il pubblico. E altra novità secondo noi è l'incontro con Gianluca Terranova, un tenore che farà un'opera ridotta e spiegata, abbinata ai vini. Il vino è una storia antichissima come l'olio, l'abbigliamento è lo stesso, no? Adriano Imperatore 2000 anni fa, quando andava in Senato, diceva: quel senatore lì è vestito in un modo molto chic, l'altro magari un po' meno. Quindi è sempre un tema di grande bellezza, di grande qualità, quindi sicuramente è una cosa molto speciale. Io mi sono messa a fare il vino fortunatamente grazie al Kashmir, ma se non vendiamo il Kashmir il vino non lo faremo sicuro, perché seriamente penso che il vino, sì, non è facile fare profitti con il vino, anche se la cosa importante è che la terra negli anni, nei decenni, acquista un grandissimo valore. Pensate voi nelle nostre terre umbrie che valore aveva la terra magari 20 anni fa e che valore oggi. Allì, quindi nel patrimonio è molto importante, nel conto economico annuale forse un po' meno. L'Umbria è ricca di spiritualità, siamo un popolo vero, siamo un popolo un po' riservato ma pieno di spiritualità, e questo affascina moltissima gente nel mondo, perché io vedo quando parlano e vengono da noi parlano spesso di spiritualità, di intimità, di ritrovare, cioè è un luogo dove vivere in equilibrio, dove noi viviamo in equilibrio con il creato, quindi è abbastanza affascinante questo. Penso che negli anni a venire saremo presi da milioni di persone che vengono e vogliono venire a visitare le nostre terre, per il clima, per l'atmosfera, per l'architettura. Dobbiamo essere bravi a curare, come dicevano noi greci, è nostro dovere lasciarti una città più bella di come l'abbiamo avuta in eredità, quindi curare i nostri luoghi, perché poi milioni di persone nei decenni verranno a visitare la nostra terra. Umbria si presenta con uno stand completamente rinnovato, dove l'identità del nostro territorio è molto ben rappresentata. Abbiamo questo nuovo brand Umbria Cuore Verde d'Italia, che è molto significativo e ben visibile, e naturalmente all'interno ci sono i nostri ambasciatori nel mondo, i vini del territorio umbro, che sempre più si affermano nel panorama nazionale e internazionale. Quindi direi che è sicuramente una partenza molto qualificata e molto importante.
sicuramente il vino e l'enogastronomia in generale è un moltiplicatore del turismo. Noi stiamo crescendo molto bene dal punto di vista turistico, la regione ci ha lavorato con idee molto chiare fin dall'inizio, concretizzando anche una serie di azioni abilitanti che sono fondamentali per portare gente nella nostra splendida regione. E chi viene in Umbria può ammirare sicuramente un paesaggio splendido, frutto del lavoro anche dei nostri viticoltori. E vorrei riprendere un passaggio molto importante che ho ascoltato dal presidente dell'Umbria Fiere, cioè quest'anno Vinitaly si presenta con un'immagine anche rinnovata, con una forte attenzione alla connotazione del business, quindi momento proprio per promuovere, per costruire relazioni, affari utili per rafforzare la presenza del nostro prodotto straordinario che è il vino in tutti gli angoli del pianeta. E l'Umbria credo si presenta a questo appuntamento pronta per raccogliere questa sfida, questo slancio, con un padiglione rinnovato che credo offra un bel volto della nostra regione e dei tanti produttori che animano il padiglione dell'Umbria. L'esportazione di questo prodotto, la veicolazione di questo prodotto è la condizione per far sì che la sua qualità straordinaria possa essere apprezzata e possa trasformarsi in affari, in PIL, in ricchezza prodotta, in valore aggiunto. E quindi unire le forze, creare dei momenti aggregativi che consentano di presentarsi in maniera compatta, in maniera anche come massa critica importante, credo che sia una condizione fondamentale per poter guardare ad uno sviluppo che consenta di scaricare a terra le straordinarie potenzialità che questa eccellenza del nostro territorio, della nostra Umbria e mi permetto di dire anche del nostro paese Italia può avere. Finalmente ho visto un Vinitaly attivo in questa regione, grazie anche alla presenza di Brunello Cucinelli, grazie al contributo di tutti, quindi sono ottimista, dobbiamo essere ottimisti. I vini umbri hanno bisogno di tecnologia fino a un certo punto, perché già ce l'hanno, ci sono bravi produttori, bravi enologi. La qualità è alta dei vini umbri, salvo eccezioni rarissime. Deve essere raccontato al mondo che cos'è l'Umbria, le ricchezze dell'Umbria, tra cui il vino. Praticamente il clima in effetti è un danno, è un pericolo, però in viticoltura, che è il settore che sta sotto il cielo, essere tecnologici scientificamente significa sopperire per una buona parte degli eventuali danni del clima e questo il loro gioco devono farlo gli enologi sicuramente, ma lo stiamo facendo.